Carissime amiche, carissimi amici, buongiorno dal vostro giocherellone. Il giocherellone è abbastanza mattiniero, in realtà mi sarei potuto alzare anche molto molto prima. Ho fatto qualche piccola commissione qui praticamente in casa e vi porta addirittura The Secret of Monk Island 2, versione remastered, che però possiamo sempre vedere premendo il tasto F1 in versione in bassa risoluzione. Continuiamo la nostra avventura. Avevamo completato la prima parte, ovvero The Largo Embargo, ovvero l'embargo di Largo, e adesso ce ne andiamo in giro. Vediamo un po'. Ci conviene andare su Fat Island praticamente, quindi andiamocene su Fat Island e vediamo cosa fare. Quindi andiamo direttamente qui sopra, praticamente dove c'è il cimitero, praticamente Woods, la nave di Dredd, praticamente, quindi non andremo più. Andiamo su Fat Island. Quasi sempre, diciamo, una persona potrebbe andare su Fat Island. Ovviamente, come potete vedere, il tragitto che farà il capitano sarà abbastanza, diciamo, ridicolo. Guardate qua, io posso premere addirittura F1 e vedere il tragitto originale con la mappa. Sentite, cambiando, che cambia anche la musica, mentre la remastered è questa. Fantastico il fatto che si possa cambiare con il tasto F1 e riprendere l'originale grafica. Andiamo avanti, vedete ragazzi, stiamo praticamente arrivando, ovviamente con un po' di confusione, ed eccoci qua pronti per andare sull'isola del grande e grosso governatore. Eccoci qua. Excuse me, sir. Yes? Aren't you Guybrush Threepwood? Who wants to know? I'm with the local constabulary, sir. You'd better come with me. Governor Fat would like a word with you. Well, am I under arrest? If you want to put it that way, sir, yes. Oh, all right. Let's go. Coming. Appunto. Well, Mr. Oh, excuse me. Well, Mr. Threepwood, I can't tell you how pleased I am to have you here as my guest. Allora, notate ragazzi che la grafica originale era questa, guardate che bella. Ovviamente potete notare qui praticamente a destra un libro che dovremmo prendere, avete capito bene, quindi attenzione ad analizzare quando giocate alle avventure grafiche ogni parte dell'immagine. Oh, why is that? I thought we might talk about a few things. Such as why there's a wanted poster on the wharf with my picture on it? Such as your future, Mr. Threepwood. And that of the ghost pirate, LeChuck. LeChuck's dead. I killed him. Perhaps you didn't kill him quite so thoroughly as you imagined. He looked perfectly healthy the last time I saw him. Last time you saw him? Oh no, LeChuck's back. I beg your pardon, did you say something? Avete visto come quando Guybrush dice LeChuck è morto, ovviamente parte il campanello per dare da mangiare al grasso governatore. I took care of LeChuck once, I can do it again. You'll get your chance. You see, he's put a sizable bounty on your head. Oh? A bounty I intend to collect. Oh. Whatever bounty LeChuck's offering, I'll double it. Very amusing, Mr. Threepwood. Take him away. Yes, sir, Governor Fat. Come on, you little weasel. I'll be back. Come on. Don't try to escape or anything. Walt will chew you to bits. Okay, Walt. I'll be back to relieve you at 11. Beh ragazzi, il cane Walt è veramente incredibile. It's always really hard, to design these puzzle things where he's confined in one room.
because it's like everything on him, and you have to figure out how to do it, and all of and the solutions. And if it's too hard, there's just you're stuck in a tiny room. But if it's too easy, it's a gimme puzzle, and it's just not interesting. There is something comforting about the fact that you know you can't go anywhere, so you know all your assets are right there. There is some way out. Like you, it's never unless like you're playing oh, a Sierra I didn't game. Pick something up 3 rooms away. I've got to go get there. Right, without the pencil. Caro Taro, buongiorno a te. Ragazzi, caro Taro, buongiorno a te. Che dirti, anche io ho lavorato in città per tanti anni, poi me ne sono venuto qui in Valtellina, dove il lavoro è molto più tranquillo e tendenzialmente si guadagna anche di più. Pensa un pochettino, quindi ti saluto, grazie ovviamente per essere venuto. Ah, con il commento, sì, la versione infatti speciale, praticamente oltre ad avere la versione originale all'interno solo in lingua inglese e la versione rimasterizzata anche in italiano, parlate in inglese, ha anche il commento che puoi abilitare premendo il tasto A sulla tastiera. Non so se l'hai giocato praticamente questo. I hope I don't have to sleep here. It's a tibia. Watch me flip it right into my pocket. They don't call me the Bone Master for nothing. It's a stick. Perfetto, ragazzi, abbiamo preso quindi il bastoncino. It's a tibia. Here, doggy doggy. Here, boy. Perfetto, il mitico Volt si è fatto vendere per un ossicino. Dice Taro Misaki 89, giocati tutti, Lab ha portato Curse Return. Allora ti porterò tutti i giochi di Monkey Island, compresi Tales e compresi ovviamente Return to Monkey Island che non ho ancora giocato. Oltretutto ti porterò anche altre avventure grafiche veramente particolari, tra cui un videogioco che prende ispirazione da Monkey Island 2 che si chiama Toshi. Non so se lo conosci, Toshi. Nice. Mr. Willy Gorilla, arrested for grinding his organ in public. Mr. Guybrush Threepwood, arrested for infractions too numerous to list. Mr. Guybrush Threepwood. Hey, pickles! There's a banana in here and an organ. Perfetto. E ce ne possiamo andare. Ci siamo liberati. Wanted, Guybrush Threepwood. Hey, that's me! For the murder of G.P. LeChuck. Also for the use of witchcraft on the person of Largo LeGrand. The thievery of clothing and medically prescribed hair supplements for such witchcraft, grave robbing, trespassing, larceny without a permit, exceeding allowable FDA limit for rodent parts in Vichyssoise, unauthorized exiting from a penal institution, and releasing a dangerous reptile in a populated area. Also wanted for questioning regarding the disappearance of prescription eyewear. Reward offered for information leading to the suspect's apprehension. Threepwood is to be considered armed and dangerous. Armed and dangerous? Right on! Perfetto, dice Taro Misaki 89, Tales pure lo apprezzai, i Tales io non li finì tutti quanti, quindi per me sarà un anche completare appunto questi episodi che poi rappresentano il quinto grande episodio di Monkey Island e poi c'è il Return che proprio ho scelto di non giocare perché lo volevo portare live. Andiamo nel vicoletto. No more bets? Okay, here we go. Che cosa starà succedendo in questa parte? Sta succedendo che... Red. All right! You're a winner, sir. Which prize would you like? What you got left? We have money, an invitation to Governor Marley's Mardi Gras party, and a free pass to see the Linguini Brothers Circus. I'd like the money. The money it is. Eccolo qua il denaro dato a Mirko Papella, ragazzi.
Se questo è uno. You can't win if you don't play. Se questo you can't win if you don't play. Va bene, ragazzi. Andiamo a fare direttamente a vedere ovviamente dove va il ragazzotto. Va nell'altro vicolo. Mirko va per la ragazza, è arrivato. Ovviamente dice: ma che cosa cavolo è questo canale? Give me the next number. Please give me the password. If this is 4, what's this? 2. Right. The winning number will be 13 black. Thanks. Ovviamente avrete capito qual è il gioco. Il gioco è quello là di andare praticamente, di andare a dire il primo numero che vedete sulla mano. Ecco qua, Mirko Avella dice: se questo è un 4, questo cos'è? Se questo è un 5, questo cos'è? Se questo è un potere psichico, psi, 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 questo cos'è? È un... Remember this room? Did they add this for the special edition? Is this the game where we put in the if this is 3, then what's this? Yeah, uh-huh. That was a mean puzzle. I apologize for that. That came from my family. Yeah. That was a trick. That was a thing my brother played with me. This is 2, then what's this? If this is 4, what's this? I remember we went round and around trying to find some clever thing to do that. Mm-hmm. I think that door existed for quite a while without any real puzzle there. It was like one of those little insert puzzle here signs. Right. It's nice that we could actually do that on these games. Like, that's hard to do now, to design a game and say, well, okay, here's a puzzle, we're just going to put something in later and we'll think of it, you know, 2 months from now while we're building, in the middle of building the game, we'll write some different dialogue for it. Yeah, dialogue recording, voice recording really, I think, killed all that spontaneity that we had in Monkey 1 and Monkey 2. You just have to be spontaneous earlier. Yeah. You don't have as much time to be spontaneous. It's on the calendar. Spontaneity ends here. Right. Ah, bene, ragazzi, che dirvi? Ovviamente Mirko Appella dice: se questa è una pralina di pistacchio, questo cos'è? Ovviamente il caro Taro, che legge ovviamente tutto ciò, non può capire forse perché non è andato a vedere gli ultimi video del Gioco del Lune e non ha visto gli ultimi shorts su YouTube, su Twitch e ovviamente su TikTok. Quindi andateli a vedere, vai caro Taro, ovviamente Taro Misaki, nella sua grande educazione, nella sua grande professionalità, mentre va in ufficio nel traffico di Roma, saluta Mirko Papelle. Mirko Papelle dice: buongiorno Taro Mistacchio. Ecco qua, non è pistacchio, è pistacco, non leggi mai bene ovviamente, caro pistacco, pistacchio. Ovviamente il caro Taro, e penso un pochettino Mirko Papelle, è un amante della serie di Capitan Tsubasa, quindi di Holly e Benji, nonché pensa addirittura è un amante delle avventure grafiche. Dice Mirko Papella: ha dormito bene? Si è dormito bene, siamo fratellini. Allora siete sì, due fratellini, mi piace, siete come gemellini, quelli là della squadra della catapulta infernale. Nice. I'll knock. What do you want, kid? What's the next winning number gonna be? Please give me the password. You have to get it right 3 times. If this is 2, what's this? 2? No, it's 1. Watch again. If this is 1, what's this? 3? Okay, that's 1 right. 2 more. If this is 3, what's this? Ebbene, ma sembrava un 2. That's 2. One more. If this is 5, what's this? 2? Okay, you must be a member of the Gamblers Club. But I don't recognize you. No, I was transferred here today. New orders. What? Sorry, I had a flashback there. What I meant was that I just joined today. Oh, okay. The winning number will be 29 red. 29 rosso, le corna. Allora mi dice Taro Misaki: Mirko Appella, bella serie veramente. Mirko Appella, le corna che forse avrà Alessandro Arcario se non si dedica più a noi. Ti rotteremo la nostra amicizia su Taro Misacchio. Taro Misacchio, ovviamente in realtà è Taro Misaki, tu lo sai. E ragazzi, comunque vi voglio dare un consiglio. Mirko Appella, vai anche sul canale di Taro Misaki 89 che porta incredibili videogiochi. E caro Taro Misaki, butta un occhio anche sul canale di Mirko Appella, dove puoi trovare il mega trash del web.
more bets? Okay, here we go. Mirko Papella si rifiuta di andare sul canale delle altre persone. Molto scorripango qui a infastidirti per ora addirittura, ragazze. Quindi non so Taro Misaki come la prenderà, sono un tuo adepto, ma potresti essere anche un adepto di Taro Misaki 89. Alright! You win again! Today is your lucky day, alright? Would you like money again? Yeah. E Taro Misaki dovrà attendere di Mirko Papella. Ok, Ralphie. See you tomorrow. Big prizes for just one piece of eight. Ragazzi, è arrivato anche il mitico Carnazzone, caro Marco Carnevale, che andiamo ovviamente a salutare. In quel caso ti davo ragione, Mirko seguito, Mirko, ve la vedete, ragazzi, vedete la bontà, la dolcezza proprio di Taro Misaki, e che va subito a seguire Mirko Papella. Taro Misaki mi ha followato in quel caso, che avevo dato ragione, Mirko. Io lo so, dice ovviamente Mirko Papella, mi è arrivata la notifica, togli subito il follow, poi dovrà superare il test prima di avere a che fare con lui. Il test, se questo è uno, questo cos'è? Questo è il test. Hello. How you doing? Why does that other guy keep winning so much? Oh, maybe he's got some inside help. Know what I mean? Do many other people come to play here? Lots of people come ragazzi, to play. Ragazzi, veramente incredibile stamattina, c'è addirittura Vedo Bianco. Salutiamo Vedo Bianco, il nostro caro amico. Vedete un pochettino, Mirko Papella dei bomboloni. Buongiorno, ecco il super notorio Vedo Bianco. Vedo Bianco inizia a tormentare Taro Misaki 89. Si scherza, ovviamente, ti voglio bene, dice Mirko Papella. Vedo Bianco dice ti voglio bene anche io. Caro Vedo Bianco, butta un occhio sul nostro caro amico, il grande Taro Misaki 89, che porta videogiochi veramente incredibili. Mirko Papella, non ti voglio bene al momento, forse. Vedo Bianco dice che okay, bello, sono un cane che balla per giocare il lune. Betting costs money, kid. One piece of eight for one game. Oh yeah, here. Vedo Bianco, okay, dice viva Monkey Island 1, viva Monkey Island 2. Non abbiamo salutato il Marco Carnevale, no, io l'ho salutato il Carnazzone, il caro Marco Carnevale. I'd like 29 red. Okay, here we go. Vedo Bianco dice sono una patata con una spada laser in mano. Buongiorno professore Carnazzone, buongiorno caro professore, come stai? Per il Carnazzone io direi di far vedere un grande film che sarebbe Controsesso. Controsesso, cercate su YouTube Controsesso secondo episodio, e quello il professore al Carnazzone sarà forse quella della piatina di Alessandro Arcangeli. No. C'è praticamente l'episodio, secondo episodio, con Ugo Tognazzi del Carnazzone e di Controsesso, che rappresenta il mitico Marco Carnevale. Andatelo a vedere. I'd love to have the invitation. He wants the invitation. Congratulations. Thanks. Big prizes for just one piece of eight. Dobbiamo chiederlo, forse sarà forse quella della piatina Alessandrino. Vedo Bianco dice ti voglio bene, Mirko Papella dice cosa ne pensi della confettura di confetti. La confettura di confetti è simpatica, però quella è la problematica principale. E ovviamente una cosa, vedete Mirko Papella apre la bocca. Apre la bocca perché Mirko Papella apre la bocca? Perché dice Controsesso, ma che tipo di film è? Un film particolare. Secondo episodio di Controsesso, Ugo Tognazzi, Marco Carnevale, What's the next winning number gonna be? Please give me the password. If this is two, what's this? Four? Right. The winning number will be 16 black. Ragazzi, il grande Taro Misaki è arrivato in ufficio. Ovviamente non diciamo cosa va a fare in ufficio, ma soprattutto Taro dice ritornerò se riesco a tornare, se il carico di lavoro non è troppo alto. Ti aspettiamo, caro Taro. Mirko Papella, molla all'ufficio, non ti darà mai la felicità come noi. Sei un programmatore. Qui Mirko Papella pensa che Taro Misaki sia un programmatore. Potrebbe essere anche un dipendente pubblico, non lo sappiamo.
Poi un giorno, casomai, occhio a come risponde. Ma attenzione, Taro Misaki, non dire troppe cose a Mirko Papella perché altrimenti te lo ritrovi sotto casa. Che poi non sarebbe male, non è che sarebbe male, diciamo, fare in quattro chiacchiere al bar con Mirko Papella, anche perché il caffè te lo offre sempre lui. Te lo ritrovi... No, non diciamo queste cose di Mirko Papella, te lo ritrovi dentro casa. Dentro casa te lo ritrovi. Mirko Papella è un ragazzo molto simpatico che al bar al pub ti offre anche il caffè. I'd like to place another bet. Here's one piece of eight. Okay, kid. Which number you want? Ti offre la birra comprata al discount sedute al caffè. Il caffè è per fare colazione, tranne se ovviamente fai colazione con Marco Carnevale. I'd like 16 black. Okay, here we go. Dipende dai tuoi gusti, caro Mirko Papella, perché Mirko Papella dice meglio sedere il seno o la vagina. Dipende dai tuoi gusti, caro Mirko. 16 black. You're a winner, kid. Which of our fabulous prizes do you want? Take your pick. You can have 60 pieces of eight, or you can have a free pass to see Mirko Papella, the dipende dai tuoi gusti, che ti posso dire. Io metterei tutto sullo stesso piano. I really want the circus ticket. He wants a free pass to see the Linguini Brothers Circus. I know, io metto tutto sullo stesso piano. Thanks. Vogliamo prenderci anche i soldini, anche se in realtà questi soldini non ci serviranno. Stesso piano, non puoi manco fisicamente tutto lo stesso piano, altrimenti non sarebbe una cozzatia pelosa, bobolosa e Eugenio. Eugenio è peloso, forse. What's the next winning number gonna be? First, give me the password. If this is four, vabbè, questo è 5. What's this? 5? Right. The winning number will be 17 black. Mirko Papella, dipende ovviamente se vuoi depilarti come si deve, e poi bisogna vedere se ti fai la ceretta o se te li vai a accorciare col rasoio elettrico o con un rasoio a mano, che è differente dal rasoio elettrico. Per lavoro immagino di sì, per lavoro su quale canale? Sul canale ASMR. Le lati che guarda il gas mezzo, guarda i canali ASMR di notte. I lavori di mano sono sempre più accurati. I lavori di mano sono più accurati, ma il lavoro di ceretta, il lavoro di ceretta o di rasoio elettrico ti permette di non avere il prurito che ti porta il rasoio sulla pelle. Penso un po' e lo sbiancamento anale, e alcune persone se lo fanno, ma perché se lo fanno? Perché gli piace essere guardati lì. Ovviamente Mirko Papella ha il testosterone, che ovviamente aumenta il testosterone, perché ha tirato la lattuga con il caffè. Michael Jackson, secondo te, si era sbiancato l'ano? Credo che Michael Jackson soffrisse di alopecia, quindi perdeva praticamente il colore nero della pelle. Penso un po'. That's it for me. We're out of money and prizes. We'll be closing soon. Thanks to everybody for playing. Can't we play again? I want to win some more. Well, no. Oh, come on. Hey, what's that behind you? What? Where? Eccolo qua. Hey. Eccolo qua. Questa cosa, questa scenetta, Mirko Papella non l'aveva mai vista, che lui praticamente scende nei bassi fondi. Mirko Papella, se ne sono andati di nuovo tutti, uff. E vabbè, il mitico Taro Misaki sta lavorando in ufficio, il mitico Marco Carnevale è andato a vedere Controsesso episodio 2, il mitico Vedo Bianco è andato in bagno. Ecco qua, certo che l'avevo vista, no, non puoi averla vista. Non puoi aver visto ovviamente una cosa del genere, praticamente questo perché? Perché Mirko Papella è un ragazzo d'oro. Nice. Guardate com'era bello l'originale. Okay, the library. Is it true, Dave? Did you write all the books that are in here? All of the book titles? I didn't. I did do a lot of them, but I remember we put out a call to all of LucasArts, to everybody, like, hey, we need book titles, and I think Captain Trips actually wrote a large number of them. Oh, really? Some of them I didn't realize were references to other things in the game until I read them on, like, Monkey Island fan pages. Like, there are all these little hidden clues.
Yeah, there's all kinds of references to stuff in there. References are fun. Yeah. What was the one? Something about the ending. Something about LeChuck and the fight that he had with Guybrush. There's a reference to that in the library? Yeah. What does LeChuck say it was a root of their fight as children? Like some embarrassing, but I don't know. Do you remember? I don't remember. In the last scene when they're kids and they're like, we had this fight over something really trivial, and there's a reference to it in the library. When you think they're kids, you mean? Oh, when the robots, before the robots are programmed to think that they're kids. Right. Is what I meant. Yeah. And they don't realize that they're dead. Right. And then the one kid, little boy, can see dead people. Yeah. That part. Okay, look at those references. Yeah, let's actually... Sherlock Holmes. Let's go through all the library cards. Yeah, can we look at Let's go through them all. Aren't there like 100 or... What's 1060 West Addison? Is that... That is the address of Wrigley Field. It's from the Blues Brothers. Oh, my God. Yeah. It is, in fact, an explicit reference to a joke in which someone gives a false address. So, perfectly appropriate. Perfetto, ragazzi, Mirko, quella è la stessa botola che ha installato Alessandro Arcangeli, che servirà per offrirgli una via di fuga quando busseranno i tecnici informatici delle poste a casa, perché saliranno lui attraverso il MAC address della periferica wireless. Ma la periferica wireless è il cellulare, perché questa cosa tu non lo sai, in realtà il caro Alessandrino Arcangeli si attacca con il cellulare praticamente al sito delle poste, quindi sempre peggio, perché poi se ha per il cellulare di Alessandro Arcangeli vedi anche dei video sozzuzielli, dobbiamo dire la verità. E si attacca a cosa? Si attacca al wireless, fa apri connessione, non me la fai, si attacca, e poi si attacca a qualche cosa. This looks like a lighthouse on a beach. There's a model lighthouse lens inside. This is a library. Ed ecco qui la signora, ragazzi, guardate la signora col ciocciolone e poi con la coda di signora. She looks kind of surly. Please be quiet. Hi, I'm looking for a book. Shh. This is a library. Whisper. Now, what is it? Ma la signora grida, questo fa. Why do you have a model lighthouse here? There's a new lighthouse being built in town. That is a scale model of what it will look like. Does it work? It wouldn't be much of a lighthouse if it didn't, now would it? Actually, I meant the model. Oh. Yes, normally the model works too. The bulb is burned out right now, but there's a scaled-down lens inside. Che ci siamo già pigliati. Dice Mirko Papella, sta cosa che usava il cellulare non la sapevo, ora capisco molte cose su Alessandrino, vive come gli amici. Sì, vive come gli Do amici. Do you have a library card? Chissà se avrà la cuffietta in testa di Pizzo Bianca e Nera. Alessandrino. Ma Alessandrino fa tutto col cellulare. Non guarda con il computer. No. How do I get one? Ha sempre guardato tutto il cellulare. Name? Herman Toothrot. Address? Allora, ragazzi, perché andiamo a usare il nome di un altro? Perché in realtà la donna Voodoo ha utilizzato il nome di un'altra persona, ovvero di Guybrush, per prendere il libro. Quindi se faremo una tessera con il nome di Guybrush avremo un libro in meno da prendere. Non so, chissà se avrà la cuffietta, non spoilerare. No, lo devo dire praticamente qui a via Piemonte. 1600 Pennsylvania Avenue? Age? 21. Occupation? Consultant. Vices? Jaywalking. I see. All right. Your library card will be mailed to the address you gave me. In the meantime, take this temporary card. You may check books out of the library, but only 4 at a time. That's about as many titles as I can remember anyhow. What book are you looking for? I don't know. What have you got? You expect me to name every book in the library?
Use the card catalog like a normal person. Va bene ragazzi, Mirko Papella dice non spoilerare, in realtà sto giocando con tutti voi, invece Mirko Papella ha le dita nel naso, no, lui attraversa col rosso. Va bene ragazzi, avete capito, abbiamo la mitica tesserina, vedete un pochettino che possiamo anche analizzare, vedete. Herman Toothrot, 1600 Pennsylvania Avenue, age 21, consultant. Questa tessera la potremmo utilizzare adesso anche per prendere il grog. Allora, sicuramente ci servirà un libro su Big Whoop. Andiamo a vedere. Intrattenimenti per adulti, Zelda Carbuncle dice tutto, le memorie di una donna di dubbio piacere. Animatronic di Walt Disney, ovviamente è un riferimento a Walt Disney. Anima sotto la superficie di Walt Disney. Annotazione di nota a piedi pagina. Vediamo quest'altro. Bevande, bevande per tutti. Arte, filosofia, idealismo, surrealismo, testo di filosofia. Arte, la vaghezza è una forma d'arte. Archeologia, la X non vuol dire niente di Indiana Jones. Avete visto ragazzi qua, la X non vuol dire niente di Indiana Jones, bellissimo, da leggere tutti. Biografia, teste vuote, la storia dei Fettuccini Brothers, che sono praticamente gli amanti del circo del primo episodio ragazzi. Biografia, mani in movimento, la storia di Stan, bellissimo perché Stan muove sempre le mani. Mani vuote addirittura, Benito, la storia di Herman Trotto, vedete un pochino, mani vuote è riferito a raccogliere banane, Benito addirittura, Benito, gli piace a Mirko Papella. Capirai, vedi tesoro, biografia, la volta che ho fatto esplodere Chuck, memorie discutibili di Gilbert e Tripwood, biografia, io e Barba Nera. Lecca il cucchiaio d'argento del governatore Fatta. Non hai capito. Benito dove? Benito Mussolini. Chi è Benito? Dov'è Benito? Benito era il nome non censurato del mio fratello Fettuccini. Ah, Benito, sì, era il nome non censurato. Che poi fu praticamente. Sì, poi l'hanno tradotto, sì, Mussolini, quando lui diceva Mussolini. Mani in movimento, abbiamo visto, mani vuote, poi fu modificato in Alessandrino. Esatto, quando dicevo io e Barba Nera. Ecco qua, pensate, lecca il cucchiaio d'argento del governatore Fett, per un pugno di seppie, giornale del capitano T. Twiddly Moore. Come fare noi amici influenzare la gente di Bluebeard. Colazione a Meatbook, macchie strane sulla pelle, accidenti in memoria del capitano Gilbert. Questa cosa qua, la volta che ho fatto esplodere Chuck, memorie discutibili che brace, la volta che ho fatto esplodere Chuck, dovrò ricordarmelo. I'll have to remember that. Perfetto, questo qua. I've had it with this card catalog. Questo qua praticamente lo andremo praticamente a prendere per fare il cambio del libro con quello della pancia. What do you want this time? Alessandrino Fettuccini, Leone di Mele. I'm looking for a book. What book are you looking for? Do you have The Time I Blew Up LeChuck? Ecco la signora, guardate il sorriso della signora, guardate come spinge a coscia aperta. Ok, here you go. Non si alza nemmeno. Perfetto, andiamo a vedere praticamente. I won't be needing any more books just now. Remember, books are the treasure of the mind. La signora spinge a coscia aperta. The time I blew up LeChuck. Can't believe I'm reading my own memoirs. Ah, quindi non ti va a leggere il libro. Non ti va a leggere il libro. Scusate ragazzi, ho premuto il tasto sbagliato e è uscito fuori sul tasto sbagliato. Mamma mia ragazzi, addirittura è successo qualcosa su chi scrive Twitch Monitor. È uscito fuori. Andiamo col secondo archivio. Cannibalismo, come servire al prossimo, di Lemonade.
ovviamente cane bandito, vedi anche iniziativa personale, la risatella, vedi cataloghi, sottotitoli, Mirko Papella, guide ai formaggi del mondo e riferimento praticamente, il casera, circo, al diavolo il torpedo umano, le origini del trucco dell'uomo cannone, praticamente il cannone lo tiene dietro, circo, Alfredo e Pilla all'avventura, narrativa, libri per bambini, raccolta di storie di pirati per bambini, la sinistra bestia sotto il letto, libri per bambini, mamma mia, guarda è brutto questo libro, fluidi viscosi da fare a casa, cibi famosi dei pirati, cianfrusaglie e cianfrusaglie, una guida cimeli da collezione, grandi e spettoranze di Capitano Lughi, praticamente, vedete un pochettino, siamo nella categoria C dove dovremmo esserci, come creare una petizione Cian Giorga di Francesco Lombardo, possiamo farla la petizione del Franceschino, vedi schema, sistema decimale di Dewey, quindi crittografia, il codice del mio naso, unica omissione di messaggio nella storia, vedi rimando, vedi oscurantismo referenziale. Mestieri come cucire bende per gli occhi per divertimento e profitto, quindi sia per divertimento che per profitto, cane, dizionario inglese per cani, addirittura malattie di morro e di bordo, tutto sullo scorbuto, ovviamente siamo, voi sapete che lo scorbuto colpiva molto chi navigava in mare perché non prendeva la vitamina C, grandi naufragi del nostro secolo della serie di Sastri, Lime Wife, perfetto, questo ci servirà, questo qua ci servirà, perfetto. I've had it with this card catalog. Allora, Marco Valle dice, lo sapevamo che eravamo un pochettino frufru. Andiamo a vedere qui, ragazzi, preparazione a test attitudinali per pirati di Cartman. Intrattenimento, silenzio sul set, pomodori bacati, manuale di un proprietario. Etimologia, origini del gergo dei pirati, a dei pirati, nell'ultimo Monkey Island, che non hai giocato, devi fare dei limoni. Vabbè, origine del gergo pirati, forse mi serve questo manuale, fiction e ticket, moda estiva per pirati, tranne del famoso periodico, dinastia Farrington, vedi i giochi, vista, vedi visione, racconti molti brevi di narrativa, neanche un doblone, un'antologia narrativa breve, i giorni del porco spino, 5 in più di quanti me ne servivano, narrativa, mia moglie è un mostro di cheese, l'arte dimenticata della pesca a padella, e Elena fa proprio una campagna contro lo scorbuto. E beh, va bene, perché poi si riferisce, credo, anche al mitico bambino del terzo episodio, te lo ricordi? Pesci, grande libro dei pesci, quindi illustrate i pesci del mondo, il pesciolone, questo è molto importante per Mirko Papella, soldi, modi facili per fare i soldi, anche questo è molto importante per Mirko Papella, nota, piedi pagina, vedi brutale, pedanteria, la pesca a papella, vedi cibo, vedi anche cannibalismo, addirittura il cibo, il ratto come fonte di proteine, farmi cibo a grandezza naturale e oltre, questo ovviamente è il libro, ovviamente per Mirchetto. I think I'll try a different drawer. Perfetto, andiamo a vedere quest'altro cassettino. Ecco qua, genealogia, quella carriola di mia madre, racconti strani ma veri. Giochi, i re dello shuffleboard, un resoconto della dinastia Farrington. Giochi, Fantan fanatico di Eloi T. Van Ban. Giochi, Al Barrow su Monkey 2, è una recensione. Allora, Mirko Papella dice... Cassettillo, sicuramente vorrei dire, certo. Pirata famoso Le Chac, dove fece esplodere Le Chac, uno dei peggiori di Tripwood, quindi Tripwood ha addirittura scritto praticamente un altro libro. Pirata fantasma Le Chac, quando fece esplodere Le Chac, uno dei peggiori di Tripwood. Perfetto, geometria, proprietà dell'iperbolide ellittico, bella la geometria. Genetica, come fare un gecalope. Andiamo avanti, Grog, dipendenza da... questo è Mirko Papella, io sono il fegato di Barbanieri, il terrificante storia di una dichiarazione di Grog dipendente. Profanazione di tombe, punizione esemplare per Tombaroli, noi abbiamo profanato la tomba per pigliare il pezzo del nonno di Largo. Godiva, Lady, nato senza camicia, biografia, vedi anche intrattenimento per adulti. Pirata fantasma Le Chac, perché fece esplodere Le Chac, uno dei peggiori di Tripwood. Questa parte qua l'abbiamo letta, vedi anche l'isola di Scab, storia. Mi ricordo, per chissà che pezzo hai preso, il pezzo nero. Storia, attenzione con quelle palle di cannone, leggenda dell'arma con fondo di vetro. Intestazione, vedi rimandi, raggruppamenti, vedi cataloghi, risate, ghigliottina, come sai per essere giustiziato. Dozzine di cose da dire sul ceppo per la decapitazione, barzellette idioti sui pirati, pessimi doppi sensi per pessimi pirati di Falstein,
E abbiamo poi dopo in memoria di Molly la cara. Ecco qua, apriamo quest'altro cassetto. Vediamo un pochettino, facciamoci quattro risate. Numeri immaginari, le nuove leggi fiscali, narrativa leggera, igloo, come costruire un igloo in modo facile, questo è molto utile, idoli, ticchi del Pacifico meridionale, riferimento, gelato, gusti di gelato preferiti dai pirati, ragazzi, il gusto al limone di Mirko Papella, inferiorità, il complesso del complesso, indici, vedi titoli, bruciature indiane, come provocare grandi bruciature indiane, indici, vedi indici. Ecco qua, i nostri cugini smidollati, i medusoni, Gello, la storia della marmellata, questo gli piace ovviamente, Jack Lope, Gello ovviamente è una marca di marmellate, vedi genetica, agenzia delle entrate, vedi numeri immaginari, appunto quando ti arriva il fiscalone a casa, il karma, il mio karma ha appena investito il tuo dogma, vedi anche filosofia, karate, vedi arti marziali, comportamento giovanile, lobby di far cadere le mucche, raccolta di saggi su forma e stile, ingiustizia, la costa selvaggia, critica del sistema giudiziario moderno, cleptomania, vedi cleptomania, giustamente, reni, piccoli organi alla riscossa, libro delle immagini tridimensionali sulle funzioni dei reni, ketchup, vedi verdura, Kel Howling, la punizione della cala, metodologia e praticità. Non ci interessa, quindi possiamo andare avanti. Andiamo a vedere quest'altro schedario. Pranzo, pomeriggio da Mituk. Mituk era il personaggio con i due uncini del primo episodio. Pidocchi, coltivazione del pidocchio per divertimento e profitto come fa Mirko Papella. Lingue, gergo giovanile dei pirati, un dizionario di termini e slang moderni. Labirinti, vedi K. Lamantini, il marinaio e il dugongo, una favola. Lamantini, umidi damigelle degli abissi. Magia, vedi, voodoo, testi, sesso e rock, album proibiti sul decennio scorso. Militari, lo stealth saler, perché non veleggia. Costruzione di labirinti, vedi, annotazione, matematica formale per la lemniscata cubica. E arti marziali, teoria e pratica della rottura delle ossa. Ecco qua, vedete. Pochettino, musica, grandi musicisti rock del Rinascimento, musica Elvis Vive, presione della musica del futuro di Notre Dame, pensate un pochettino, montagne, le maestose montagne della Sierra, sperando che non sono le montagne della Sierra online, soldi, guadagna soldi facili stando a casa, ma già al tempo c'era una cosa del genere, assurdo, mistero, quanta legna dalla serie Misteri della Marmotta, musica, lo xilofono per principianti, musica, le peggiori canzoni dei pirati, musica, primo volume, ok, perfetto, ce ne possiamo andare, ultimo, altro schedario, notte, suoni proventi da sotto il letto, New Age, Dynamics di L. Ron Gilbert, vedete un pochettino, Dynanetics di Ron Gilbert, narcolessia, confessione di un narcoletico, narcisismo, il piacere del narcisismo, nasi, suona il clacson, se proprio devi, raffreddure, allergie e altri alimenti, normalità, un recinto bianco, studio sociologico, nocchini, come fare un nocchino perfetto, questo è molto brutto ragazzi, nocchini. Se voi cambiate la N con B esce una brutta parola, eh? Ecco qua, rumori, una guida definitiva ai rumori del cartone animato, ecco qua, non solo i rumori da parte del cartone animato, sempre da parte del governatore Fat, obesità, più carne da amare, i nocchini faceva i nocchini, nylon, l'uso del nylon da parte dei pirati, numerologia per principianti, nostalgia, distributori di bibite della mia giovinezza, di Ponce Leon, ovviamente, obesità, abbiamo detto, ottimismo, c'è sempre un arcobaleno. La prossima volta che una persona è pessimista, dobbiamo dire c'è sempre un arcobaleno, olive, o la olive, il tormento della pizza, esame del consumo forzato di olive, ocra, ricette per la zuppa gambo, vedi anche cibo, questo qua olive l'ha fatto Alessandrino, oscenità, equivalenti simbolici di parole e frasi oscene, areta. Ecco qua, dobbiamo dire la verità, andiamo avanti. Ortopedia, lo senti il rumore dei piedi che parlano, che puzza, origami, bufalo di carta, modelli avanzati per origami, schema organizzativo, vedi labirinti, orangotango, i nostri cugini pelosi, belli, belli, orangotango sono pelosi. Andiamo avanti in questa parte qua, saccheggio, maestri del saccheggio, interviste ad alcuni dei migliori, saccheggio, tutto sul saccheggio della famosa serie Come Fare, filosofia rastafariana, filosofia, un tranquillo weekend di frittura, un trattato filosofico, allevamento, vedi pidocchi, citazioni famose dei pirati, poesia tra lenzuola al vento, citazioni famose dei pirati, Mmm.
Va bene, poesia tra lenzuola al vento. Pirateria, testo elementare di pirati per pirata principiante. Romanzo rosa, adieu, agonizzante all'amore di Melanie Lurley. Oscurantismo referenziale, vedi raggruppamenti. Ricette voodoo, le gioie del sortilegio, 101 ricette voodoo essenziali. Ricorsione, vedi ricorsione. Ecco qua, romanzo rosa, avevamo già letto. Romanzo rosa, quasi nulla di E. Marley, un resoconto del tempo passato con Guybrush Threepwood, bellissimo. Romanzo rosa, apatia prolungata d'amore di Melanie Lurley. Un romanzo rosa, ultimo impeto di fashion di Melanie Lurley. Ecco qua, romanzo rosa, spiacevole epilogo al desiderio di Melanie Lurley. Ecco qua, romanzo rosa, il giallo desiderio nel passato di Melanie Lurley. Ecco qua, romanzo rosa, canto del cigno del peccato di Melanie Lurley. Ecco qua, romanzo rosa, il residuo romantico di Melanie Lurley. Romanzo rosa, la presente presenza dell'amore di Melanie Lurley. Ecco qua, perfetto. Abbiamo detto questa parte qua, saccheggio abbiamo già fatto. Ultima fila, Melanie Lurley. Carnazzone è grande amico. Ecco qua, Isola di Scab, storia dell'isola di Scab, un'introduzione. Carnazzone, sei andato a vedere il secondo episodio di Controsesso? Hai visto come finisce? Poi voglio una tua interpretazione. Quello è il professore. Ecco qua, salmone, salmone e serrature, problemi moderni col salmone. Il salmone è quello che piace a Mirko Papella. Questo è il libro per Mirko Papella, perché gli piace il pesce rosa. Navigazione veleggiare sicuro, navigazione se solo avessi un tombino, pericoli del farsi la doccia a bordo, costruzione di navi, costruzione di navi moderne di steel, ovviamente steel sarebbe si pronuncia stile acciaio. Secondo episodio di che? Controsesso, cerca su YouTube Controsesso, secondo episodio con Ugo Tognazzi, poi mi dici. Squali, killer degli abissi, uno studio sugli squali caraibici, iniziativa personale, piacere non mangiare la gente, confessione di un ex cannibale, iniziativa personale, pirati che amano troppo. Slang pirata per tutte le baleniere, vedi anche lingua. I peccati, sette peccati mortali più popolari. Peccati, peccati nascosti del calcolo differenziale. Naufraghi, naufragi, vedi disastri. Ecco qua, vedete, slang pirata. Spiritualità sopra la coffa. Spiritualità il dono degli uomini lucertola. Solitario, un milione di modi per giocare in solitario di Herman Trotter. Ovviamente lui sta solo sull'isola, che poi in realtà è il nonno Herman di Ellen Marley, come voi sapete. Sociologia, darwinismo sociale, malattie sociali, teoria sociale e comparative. Perfetto. Ultimo, diciamo, scheda a parte dello schedario, chirurgia, chirurgia senza reti, tecniche per chirurgia sicura. Sottrazione, associazione, il socio furbo dell'addizione. Sottotitoli, vedi costruzione, labirinti, stupidità, camminare attraverso muri, è così che si evita l'intelligenza, un'analisi del sistema, brevetto in corso di registrazione. Perfetto, ragazzi. Andiamo da questa parte qua, il massacro del Tea Party di Luis de la Cruz. Tatuaggi, primo libro, tatuaggi per bambini addirittura, tatuaggi e infezioni cutanee causate da tatuaggi, tatuaggi perché le tipe amano tatuaggi, pane tostato, 30 cose deliziose da mettere sul pane tostato, titoli, vedi intestazioni, la scimmia a tre teste e l'orgoglio di Loch Ness. Ovviamente la scimmia a tre teste è quella che si inventa Guybrush, che poi realmente c'è nel primo Monkey Island. Teatro, urte, cuoricini, i punti interrogativi, teatrino delle ombre per il pirata con due uncini. Ovviamente il pirata con due uncini sarebbe il pirata, sarebbe Meat Porco, come si chiama lui. Tesori, Big Whoop, Man, inesplorato o mito. Ecco qua, vedete un pochettino, questo qua, questo ci serve, ragazzi. Vedete questo qua, questo parte, questa parte qua, vedete questo qua. Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth? I'll have to remember that. Perfetto, quindi il libro su Big Whoop ci serve. Viaggi, girare i Caraibi a 0 dollari al giorno, manuale per pirati. Giocattoli, camioncini, giocattolo da connessione, unghie per piedi, il collezionista di unghie dei piedi, compendio periodico. Trilogie, perché la gente scrive le trilogie lo stesso di Simon Finkelberg? Trilogie perché la gente non legge le trilogie di Simon Finkelberg? Trilogie perché la gente non dovrebbe mai scrivere una trilogia di Simon Finkelberg? Chirurgia per alberi, anestetico per alberi decidui,
Biancheria, tiro della mutanda, divertimento, tortura. Il tiro della mutanda lo faceva Mirko Papella. Ombrello, brelle giganteschi e altre opere d'arte. Ulcere, perché non devi preoccuparti delle ulcere? Trippa, ricette di esserte per amanti della trippa. Siamo arrivati al penultimo, ragazzi. Vediamo un pochettino poi. Danteria brutale, vedi, sistema decimale di Dewey. Vizi, 101 vizi, DJP ample form. Mirko Papella, la parte più noiosa di Men in Black 2. Qual era la parte più noiosa di Men in Black 2? Di Monkey Island 2, questa parte qua. Ma no, è divertente invece leggere i testi dei libri, perché di Monkey Island, ah sì, e no, è perché tu devi vedere negli schedari, a parte i libri che ti servono, ma anche le speziosità. Vita in diretta, popolare sport per spettatori, verdure che mangiano anche i bambini addirittura, vulcani, caldo tutto l'anno, manuale per immobiliari, ovviamente, perché poi esplodono i vulcani, pensate un pochettino a costruire una casa vicino, ovviamente, a un vulcano. Visioni top, praticamente virus, malattie che si prendono leggendo i libri in biblioteca. Effettivamente, ragazzi, pensate che io ho lavorato in una biblioteca, devo dirvi la verità, lavorai in una biblioteca per la questione legata ai libri da restaurare, quindi c'era anche la soprintendenza in mezzo, e non vi dico, in alcune parti della biblioteca che schifo c'era, cioè archivi proprio buttati, isolati, veramente, veramente assurdo. Il 30 usino musicale per il vostro violino. Malattia che si prende in biblioteca, ecco qua, tappezzero ovunque tranne che in camera mia, disegni con adorabili personaggi e cartoni animati. Attesa, è l'ora della minestra, un milione di cose da fare mentre si aspetta in coda. Volgarità, frasi disgustose da dire alle feste, questo è per Mirko Papella. Voodoo, ricette voodoo. Pensa un pochettino, quindi tappezzeria, l'animale domestico incompreso, l'alzer, ballare con tre gambe, addirittura la terza gamba qual è? Tappezzeria, vivere nel lime, mille fantasie color lime, tappezzeria, l'impatto del giallo sui bambini piccoli, studio psicologico, l'impatto del saggio su Marco Carnevale. Fa cuocere l'animale domestico incompreso, valzer, ballare con tre gambe, falegnameria in passerella, vino, annusare il tappo, guida per gli snob del vino, animali selvaggi, vi presento Mister Tigre, Mister Leone di Rimini, libro con immagini tridimensionali, ricchezza all'opulenza come arte sociale di sempre del governatore Fatto, studio psicologico su giocherone e Mirko Papella, quello è lungo, vediamo l'ultimo archivio, Yacht Club, guida per pirate, Yacht Club dei Carabi, xilofono, vedi musica, xenofobia, via dal mio giardino ragazzacci, Santippia, ciclo biologico della bisbetica domata, Viglietti, intervista col pupazzo di neve, il pupazzo, dove lo tieni il pupazzo, pupazziel, sbadigliare, voglia di sbadigliare, studio psicologico sull'invidia dello sbadiglio, yak, lo yak è lento ma la terra è paziente, vela, basta avere il cappello dove lo tieni, vela in terra ferma addirittura, yo-yo, alla fine della corda, politica degli yo-yo, budino dello Yorkshire, non proprio un budino, oggetti e ricette, cantare yodel, la squarciagola, uno studio dello yodel come arma offensiva, gli dici l'invidia del pene, invidia del pene, ma pensa che il pene gigante, praticamente a volte veniva praticamente fatto un disegno tridimensionale, quindi un oggetto artistico, prima dell'avvento del cattolicesimo e del cristianesimo in Italia, e veniva messo fuori alle porte con elemento di prosperità, di virilità e di forza, quindi a volte tenevi i testicoli che erano le due palline dell'elemento per bussare alla porta con questo enorme pene, questo fallo eretto, che ovviamente simboleggiava la prosperità soprattutto fuori alle case agricole. Poi con l'avvento del cristianesimo, del cattolicesimo, questo fu vietato, pensa un po'. Ecco qua, riecco, mi ringrazio Mirko Papella per il follow e mi giocherò che mi consiglia la sua community, ma noi ti vogliamo bene per caro Taro, perché ormai tu fai parte del gruppo dei giocherelloni, praticamente il gruppo dei giocherelloni, ci sei anche tu, quindi ogni volta se qualcuno viene da me deve venire anche da te, ecco qua, quindi pensa un po', pochettino grande, meno male che fu vietato, e non lo sappiamo caro Taro Misaki, certo, ovviamente diciamo per noi che non apparteniamo a quell'epoca è quasi fastidioso, però in quell'epoca spesso sai si girava in tempo dei Greci e dei Romani, si girava quasi nudi per dirti, quindi addirittura si defecava, si urinava in mezzo alla strada, c'erano una grande libertà, addirittura c'è una forte bisessualità, quindi proprio aperto proprio dal punto di vista mentale. È normale che noi siamo cresciuti in un ambiente quasi sicuramente quasi tutti cattolico, cristiano, dove ovviamente
ovviamente c'erano anche molti molti tabù, e questo ovviamente ti fa pensare al fatto che come possa influenzare il cervello di una persona la società da cui proviene. Grande Taro Misaki per i 5 bits. Carnazione, purtroppo non potrai avere il follow di Alessandrino Arcangeli, non lo sappiamo, speriamo che venga, questo è tutto da vedere. Alessandrino tuttora defeca in strada, e il problema è, vabbè, ma tu lo sai che Rimini, l'Emilia Romagna, Rimini, Riccione sono città molto aperte, quindi su questo fatto effettivamente non oso immaginare quante donne abbia avuto Alessandro Arcangeli, che il mitico Taro Misaki non conosce ancora Alessandro Arcangeli. Polo conoscerà questo ragazzo, questo uomo ormai, che pensa girava in bicicletta con i pantaloncini senza slip, perché così usciva ovviamente l'apparato genitale da dentro il pantaloncino, e la turista che andava a Rimini guardandolo diceva: posso usare il tuo joystick? Gli dice fe e altri termini utili, riferimento. Pensate un pochettino, io Taro Misaki non so se voglio conoscerlo, allora bravo, hai capito bene, non so se lo voglio conoscere, perché poi non sai se è ovviamente rimasto eterosessuale oppure se si è aperto ovviamente allo zuppatillo, un pochettino a voler inzuppare un pochettino con tutti quanti. Però Alessandrino è sempre volto e devoto alle donne, quindi su questo con te non dovrebbe ovviamente avvicinarsi, quindi non ti preoccupare. Ecco qua, il fatto che defeca per strada forse era riferito, ho capito. Budino Yorkshire, non proprio un budino, oggetti e ricette, cantare yodel, yodel a squarciagola, uno studio dello yodel come arma offensiva, gli dice fe e altri termini di riferimento. Yo-Yo l'abbiamo letto, K vedi indici, Zingiantropo, pirati del Pleistocene, Yo-Yo volteggia la fine di un filo, vi faccio vedere anche ragazzi l'archivio com'era in originale, guardate che bello, veramente bello. Ecco qua, Yo-Yo rimbalzare, comportarsi bene, trucchetti intermedi per Yo-Yo. Andiamo all'ultima parte, zoologia animale dello zoo più intelligente degli umani, zoologia uno dei tanti primati, zircone elemento più bello e cerniere, teoria dell'acerniera. Perfetto ragazzi, ce ne possiamo andare, e vediamo quindi adesso di andare praticamente a fare una bella cosa. Dobbiamo recuperare quindi quei libri che ci interessano. What do you want this time? Allora, stiamoci. Ho sbagliato, scusate ragazzi. Then why did you? Perché l'hai fatto? Perché lo hai fatto? Sì, caro, sì, Mirko Pappella. Vi voglio far vedere un'altra cosa. Vedete qui che c'è un'immagine con il logo della Lucas, se premo F1 c'è ancora l'immagine con il logo della Lucas. Però che cosa è? Che cosa è? Vi ricordate, nel primo Monkey Island ci stava la testa della scimmia con tutti gli idoli. Fu sostituito l'idolo di Sam e Max di Purcell, che era ovviamente un disegnatore, e con quello là di Deo Tentacle nel remastered, perché non c'erano più i legami tra gli sviluppatori. Pensate un pochettino. I'm looking for a book. What book are you looking for? I need Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth. Vedete, sempre spingendo a coscia aperta. You've already checked that book out, Mr. Toothrot. Anything else? Ci serve i grandi naufragi. Do you have Great Shipwrecks of Our Century? Okay, here you go. Anything else? No ragazzi, al momento no. Simpatico sto rumore, è il rumore della sediolina vecchiorella. I libri sono il tesoro della mente. Va bene, andiamocene fuori e guardiamo un pochettino cosa poter appunto fare ragazzi. In realtà possiamo fare delle cose simpatichelle. Allora vediamo un pochettino di andarcene, quindi dalla parte Carnazzone, bello fastidioso, ecco qua. Infatti, ma quello dipende spesso anche da gusti, ecco qua, dipende da... guardate ragazzi, guardate il poster, guardate. If I could read, I'd spend all my free time at the Fat City Library. Reginald Blackbeard. Perfetto ragazzi, andiamocene verso il sentiero. Vi faccio vedere anche la grafica originale com'era, guardate che bella, molto molto bella, 256 colori su schermo. Dice Mirko Pappella: caro Carnazzone, cosa ne pensi dello sbiancamento anale? Vediamo il Carnazzone che cosa ne pensa. Ovviamente non fare questa domanda a Taro Misaki, che è molto sensibile, mi raccomando, e non la facciamo a Taro Misaki, che voi guardate. Do you remember how we designed the puzzles for this on the whiteboard and we purposely did the thing? Ecco qua.
It says trespassers not delivering foodstuffs will be persecuted. Quindi qui bisogna consegnare il cibo. Guardate la grafica originale, ragazzi, che bello. Guardate, i fiorellini qui sono forse stati spostati, sono più alti, vedete? Guardate, qui ci sono praticamente dei pilastri, quindi qui ci sono dei pilastri, come potete vedere, qui ovviamente ci sono delle tegole per non far sporcare il muro quando piove, voi lo sapete, no? Ecco qua, è come fosse un bauletto, vedete? Che ovviamente dà anche un tono estetico simpatico. Mi preoccupate, sono molto sensibile, e lo so, non l'abbiamo notato, l'avevo intuito, devo dirti la verità. Qui c'è ovviamente un cespuglio che però qui sopra, come potete vedere, sembra quasi un labirinto, quindi sono state cambiate, come potete vedere, determinate cose. Vedete un pochettino anche queste montagne, qui ci sono degli alberi qui sopra, mentre invece qui sopra non ci sono gli alberelli, quindi, e qui c'è un fiorellino praticamente. Mirko dice: Carnazzone, non avevo dubbi. Taro Misaki pensa, siamo tutti sensibili al deretano. Ovviamente qui ovviamente Taro Misaki dice: ma cosa dici, Mirko Papella, con questa tua volgarità? Guardate qui, ragazzi, vi faccio vedere. Qui c'è ovviamente il personaggio di Manny Calavera di Grim Fandango. Se premo qua invece non c'è niente, quindi questa cosa qua è stata praticamente aggiunta. Vedete, ovviamente anche la guardia è più tozza, si potrebbe dire, qui sopra, mentre qui ovviamente è più muscolosa. Aren't you supposed to be in jail? Qui Mirko Papella dice: Carnazzone, non avevo dubbi. Mirko Papella, lo stesso bianchetto poi lo usi anche per denti, immagino. Mirko Papella, non c'è niente, questo è grave, stai offendendo il soggetto del quadro. Non c'è niente, c'è una faccia vuota. You must be confusing me with my cousin, Guybrush. Oh, I see. The resemblance is uncanny. I think there's a fire in the kitchen. Really? I'd better check it out. Perfetto, ragazzi, il fessacchiotto se ne va. È un attore, ha dei sentimenti, potrebbe essere Alessandro Arcangeli, ma non ce la faccio, un dottor zombie qualunque. Un dottor zombie. E questo è molto triste, ovviamente, questa parte qua. Ovviamente il mitico Taro Misaki non conosce. Taro Misaki non conosce chi è Dottor Zombie Z1, ragazzi. Vedete un pochettino com'era la grafica, sempre originale, veramente bellissima. Pensate che io vedevo praticamente queste immagini su K, cercate K, praticamente come le vecchie riviste che sono state scansionate e archiviate. Questo K videogiochi, vidi praticamente la recensione di Monkey Island, perché tanti anni fa compravo K, quindi potete immaginare quando vedevo queste immagini, wow, 256 colori, tutto quanto disegnato a mano, fantastico, bellissimo, quindi poi colorato a computer con queste sfumature. Guardate queste sfumature qua, ragazzi, bellissimo, meraviglioso. Ovviamente oggi una grafica così fa meno appariscente, perché si vede ovviamente anche la grande cura che c'era per questi, diciamo, bozzetti che venivano un po' dopo colorati pixel per pixel. Vedete un pochettino qui con i vari pennelli che ovviamente avevano la possibilità di pixellare solamente per piccoli praticamente parti, quindi si facevano ovviamente le selezioni, quindi poi dopo sì, qui non veniva sfumato, qui praticamente veniva usato un pennellino qui sotto, vedete ragazzi, con un'altra tonalità di colore, quindi veniva ovviamente reso qui la parte ovviamente ombrata, e qui quindi si sfumava, non è che si sfumava, si colorava con un pennello a pixel più ovviamente larghi. Alessandro Arcangeli, dottore, non ha molto, ma ho solo pantaloni attillati sul pacco, sì, ma senza slip, non si sa perché siamo piccoli, il suo short, se è grande il suo cosarello, è piccolo perché non li compri, si restringono nel tempo. Sapete che in questa scena puoi prendere il tubo a sinistra e mettergli oro? Mirko, questa cosa è molto triste, ragazzi. The cover says, famous pirate quotations. Sleeping like a baby elephant. Un piccolo elefante. There's food or something stuck in the drain. Perfetto, ragazzi. There are crumbs and condiments all over it. Sì, c'è riferimento. Washed in about 10 years. Sì, c'è riferimento a Indiana Jones, c'è riferimento praticamente a Indiana Jones sul fatto ovviamente dell'idolo, ma chi è questo signore? Questo signore è il governatore Fett, perché in Monkey Island 2 noi andiamo su tante isole diverse, quindi che cosa andremo ovviamente a fare? Andremo ad usare il libro praticamente
stupidello di Guybrush, che ha scritto con il libro delle citazioni famose dei pirati, e qui c'è il riferimento a Indiana Jones quando cerca di togliere praticamente la sabbia. Vedete ragazzi, togliendo il libro, Guybrush toglie ovviamente le pagine e cerca di scambiare il libro. Perfetto, e ce ne possiamo quindi andare. Perfetto, abbiamo tutti e tre, dovremmo avere tutti e tre i libri che ci interessano. Andiamocene quindi fuori. Perfetto. Guardate la grafica, sempre simpatichella, molto simpatica e carina. Invece nel film e nel gioco toglieva la sabbia dal sacchetto, sì, infatti toglieva la sabbia nel sacchetto, lo sappiamo. Mirko Pavella ha letto anche tante riviste. La grafica vecchia era nettamente superiore, in realtà, e allora vedi un pochettino com'è fatta questa. Questa qua praticamente si vede che è fatta sicuramente a computer, utilizzando delle tecniche, diciamo, proprio da computer grafica moderna, mentre invece questa qua, vedi, guarda per esempio qui le montagne, per esempio qui è lievemente accennato il tutto, no? Vedi un pochettino, invece qui vedi è proprio disegnato. Immaginate ragazzi com'era qui disegnare, qui non si muove niente, ma guardate anche la bellezza, ci dà proprio il senso qui delle montagne, e anche le case che sono praticamente così piccoline sono meglio definite, mentre invece qui sembra un disegnino per bambini. Dobbiamo dire la verità, lavoro certosino, sì, e vabbè, certo, veramente molto molto bravi. Va bene ragazzi, sapete ovviamente che cosa dobbiamo fare qui. Siamo andati sul molo, se è qui, che cos'è l'albero di la cascata, praticamente la cascata, ovviamente non dobbiamo andare qui, ovviamente al momento ce ne possiamo andare da qualche altra parte. Andiamo sulla nave di Dredd, come i flyer di Hyperall, lo so, vabbè, il flyer di Hyperall non è male, ho visto degli altri, dei flyer di alcuni praticamente, andiamo su Booty Island, di alcuni su supermercati veramente assurdi, bruttissimi, ecco qua. E quindi il flyer di Hyperall è fatto abbastanza bene, più che bene, devo dirti la verità, forse uno dei migliori flyer che abbia mai visto, devo dirti la verità. Questa mappa però invece è fatta bene, ecco qua, anche l'originale ovviamente era fatta bene, però è fatta bene, vedi un pochettino anche come sono state disegnate ovviamente tutti gli elementi, i venti, i mostri, altri venti, un altro mostro, un altro tritone, vedete un pochettino, qui sotto c'è una specie di leviatano, e qui invece c'è proprio un drago, vedete, dei serpenti praticamente, dei serpenti ovviamente, molto cartonesca, dobbiamo dire la verità. Guardate ovviamente il mitico e lungo percorso. Mirko dice il leviatano, quello che te lo mette dentro ovviamente la parte genitale anale. Ovviamente vedete un pochettino anche la mitica nostra praticamente mappa originale, molto più diciamo particolareggiata. Ed eccoci qua, guardate qui la grafica originale com'era, guardate che bello questa costruzione ragazzi, guardate i dettagli di questa costruzione, qualcosa di stupendo, veramente non è che sia male, ripeto, la versione masterizzata, però ovviamente dobbiamo capire che ci sono delle cose particolari. Ed eccolo qua, vedete anche lui forse più piratesco, vedete Polly, il grande pappagallo, qui c'è Elvis, qui è stato mantenuto, qui c'è una donna, guardate qua, sembra quasi che questa donna sia un fantasma, vedete ragazzi, Peg Leg, vedete un pochettino. Sentite la musica suonata a piano? Found that beauty at the bottom of the sea. She cleaned up real nicely though. I'd like to buy this well-polished old saw. Excellent choice. That'll be 25 pieces of 8. Dice Marco Carremale, giocherino, ne hai scoperto le nuove tigelle? Cosa sono le tigelle? La musica che fa Alessandrino Arcangeli quando fa Piano Bar. Anche te hai visto la pubblicità. Che cosa sono le tigelle? Ok, I'll take it. Thank you. It says, beware of parrot. I'd like to buy this sign. Sorry, that sign's not for sale. Oh. Well, I guess I could sell it. That'll be 5 pieces of 8. Okay, I'll take it. Thank you. Quindi andremo a mettere ovviamente adesso il mangime per pappagalli. It has a picture of a parrot on the front. Vedete ragazzi, direttamente sul gancio.
Mirko Carrazione, ma come, non conosci nemmeno i prodotti che sponsorizzi? Quali sono le cose? Le tigelle che sono praticamente? That is a nice looking beer. Mi piace. I'd like to buy this mirror. Alrighty, that'll be 15 pieces of 8. Perfetto. Okay, I'll take it. Thank you. Abbiamo la sega, vedete la sega vicino alla gamba di legno e un indizio, ecco qua, avete capito? Vedete ragazzi, quindi avete visto che cosa dice? Dice questa cosa qua. Fu fatta a mano da un amico di un'altra isola, ovviamente fatta, forse potrebbe essere fatta dal falegname di Skeb Island, e quindi la sega vicino ovviamente alla gamba di legno è un indizio sicuramente per tagliare la gamba di legno a quel pirata. Vediamo un pochettino cos'altro possiamo prendere. Vediamo la piuma, non mi serve. Vedete il cannone, non mi serve. Il copricercolo, il piatto di colazione in starocco, non mi serve. Il vaso, le torce tiki, il dipinto di banana, la grattugia addirittura. Vedete ragazzi, la grattugia, vediamo la grattugia. I'm not sure exactly what this is. I'd like to buy this thing. I only have one of those, so I need to keep it as a display model. I'd like to buy this thing. That's one of my favorite things in the store, but I don't have enough back stock to sell it. Perfetto, ragazzi. Cos'altro dobbiamo prendere? La frusta di Indiana Jones. Vedete, ragazzi, guardate. That's the real thing, as seen in Raiders, Temple, Holy Grail, and the Young Chronicles. Vedete, ragazzi, non ci sono proprio riferimenti al film. I'd like to buy Indy's whip. That's one of my favorite things in the store, but I don't have enough back stock to sell it. That's a real ship's horn, just like the ones used on modern ships. I'd like to buy this ship's horn. Excellent choice. That'll be 40 pieces of 8. Okay, I'll take it. Let me get you one from Overstock. Ovviamente per non toglierlo dall'immagine del gioco, avete capito. Perfetto, credo che abbiamo praticamente preso tutto. Isn't he a beautiful parrot? I think he's in love. Beautiful. Hey! Don't do that to my parrot. That's part of the Big Whoop treasure map. I don't know a lot about the piece, but there's supposed to be a book in the library that tells all about the whole map. Vedete un altro indizio che viene quindi dato. I'd like to buy this map piece. That's 6 million pieces of 8. Do you want it? I can't afford that much. Too bad. Nice shop you got here. Thanks. I pride myself on the quality of my merchandise. I only sell the finest of pirate memorabilia. Even the trade-ins are first class. And I always make you the best deals. How can you afford to do that? Volume. Do you take credit? Yeah, like you have one. But I do accept personal checks or trade-ins. What kind of trade-ins do you accept? I'll take most old swords, some used parrots, almost anything valuable made of bronze, and a few old ship parts. Would you give me the map piece for any of those things? No, but there's one thing I might trade for the map piece. What would you trade for the map piece? There was a certain ship that sunk, and I'd really like the figurehead. I'd give you the map if you got the figurehead for me. Can you tell me about the ship with the figurehead? The ship was a huge galleon named the Mad Monkey. Nobody knows where it sank or why, but the figurehead is supposed to be the most fabulous piece of art ever. That's why I want it. I'm a collector of fine art, as I'm sure you can see. Va bene ragazzi, che dirvi? Ovviamente dobbiamo prendere la polena della nave. Signore e signori, io che dirvi, abbiamo fatto circa un'oretta a Monkey Island 2, gioco veramente spettacolare, come potete vedere siamo arrivati sull'isola dei balli, dei canti, dei giochi.
Che cosa andiamo a fare? Sicuramente a salvare il gioco e anche a praticamente, vedete un pochettino, siamo arrivati qui, praticamente andiamo ovviamente a salvare a un livello ovviamente molto molto avanzato, al 36%, quindi c'è ancora tanto tanto ovviamente da prendere praticamente. Io però faccio una piccola pausa, vado in bagno, avete capito bene, a lavarmi i dentini, lavatevi sempre voi i dentini, mi raccomando, soprattutto dopo che avete fatto colazione. Detto questo, saluto il grande Taro Misaki 89, saluto il grande Carnazzone, saluto il grande Mirko Papella, saluto anche il caro Vedo Bianco che mi avete fatto veramente tanta tanta compagnia. Andate ovviamente sul mio canale YouTube e Twitch se non siete iscritti, perché ovviamente sta guardando e non è iscritto. Potete iscrivervi, abbonarvi, donare, addirittura mettere mi piace, condividere il video e lasciare un commento, addirittura potete mandarmi un messaggio personale, non mandatemi fotine particolari perché ragazzi poi dopo mi può dare un po' di fastidio e poi non vi porto i giochi che vi piacciono. Detto questo, gli altri miei social network li trovate nel box informazioni, andate anche lì e potrete vedere il social network, il content creator del giocherellone. Mirko Bello, ciao maestro, a dopo. Si faccio, devo andare un attimo a fare ovviamente il lavaggio dei denti perché altrimenti poi dopo si fa tardicello, dobbiamo dire. Ovviamente comunque Alan non finisce qua ma continuerà, pensate un pochettino, nella prossima puntata, dove andremo a risolvere i misteri di Boti Island o quasi ovviamente anche quelli delle altre isole. Vi ringrazio per la visione, saluto Mircotello che è stato ovviamente molto molto papelloso come al solito e ci vediamo tra qualche minuto con una nuova live. Ciao a tutti e a tutti dal vostro, ditelo voi, giocherellone. Ciao col regalone.